L'aggettivo corrispondente di quisquam, quidquam è ullus, ulla, ullum, che significa alcuno. Sia quisquam che ullus indicano una persona o una cosa la cui esistenza è improbabile o negata. In tal senso hanno valore negativo e, come si è detto, si usano solo in espressioni negative o di senso negativo, come in quest'altra scena tratta dal video Cesare e la spedizione in Britannia. Neque ullus fere dies procedit, e non passa alcun giorno, non passa giorno, pensa Cesare, quin Pompei gloria apud populum romanum amplius non augeatur, senza che il successo di Pompeo presso il popolo romano non cresca sempre di più. La traduzione letterale di neque ullus dies è né alcun giorno. Come nel caso di quisquam e quicquam, nella resa in italiano la negazione passa dalla congiunzione al pronome o all'aggettivo, quindi neque ullus diventa e nessuno. Ullus, ulla, ullum si declina come un aggettivo della prima classe con desinenze pronominali al genitivo e al dativo singolari. Vediamo la declinazione del singolare. Al nominativo maschile ullus, alcuno, al femminile ulla, alcuna, al neutro ullum, alcuna cosa. Genitivo singolare ullius di alcuno, femminile ullius di alcuna, neutro ullius di alcuna cosa. Dativo ulli ad alcuno, ulli, femminile ad alcuna, neutro ulli, ad alcuna cosa. L'accusativo è ullum al maschile, alcuno, al femminile ullam, alcuna, al neutro ullum, alcuna cosa, complemento, oggetto. L'ablativo ullo con alcuno a causa di alcuno al maschile, al femminile ulla con alcuna a causa di alcuna, al neutro ullo con alcuna cosa a causa di alcuna cosa.